Pierluigi Celli contro Fabio Fazio, un ingrato, duro il commento dell'ex direttore generale della RAI in un'intervista alla Verità. L'importante è cercare di addomesticare il delirio di onnipotenza. Non le faccio i nomi, ma ci sono due persone in RAI che sanno di televisione, uno a livello di programmi, l'altro di informazione. Ma a loro non basta essere tra i migliori in circolazione. Reputano di essere gli unici, e irripetibili. Per la serie è preuguale Deluge. Con una differenza, il primo almeno ha fatto crescere una squadra, anche se gestita e controllata con severo cipiglio, l'altro parla male di chiunque, in primis i suoi colleghi. Ha tuonato Celli, parlando anche del super contratto firmato recentemente dal conduttore. Con me Fazio ha condotto due festival di Sanremo e quello che posso dire è che ignora il significato della parola gratitudine. Del suo contratto nulla so, le dico però cosa feci io quando, appena diventato direttore generale, mi trovai sulla scrivania un contratto da 5 miliardi di lire per fare un film di 90 minuti di Bernardo Bertolucci. Non lo firmai. Subii una serie di telefonate e pressioni perché Bertolucci è Bertolucci, se non accettiamo lo farà con Mediaset. Fu ciò che successe. E fu un flop. Il licenziamento a L-Bar. Pierluigi Celli ha poi rivelato un aneddoto sulla leggenda del licenziamento al bar. Arrivai al mattino e, come al solito, tutti che s'inchinavano al mio passaggio. A metà mattina andai a prendere un caffè al bar Vanni, dovevo incontrare una persona. Rientrai nel palazzo e mi accorsi che le stesse persone che poche ore prima si scappellavano, adesso nel vedermi si chiudevano in stanza. Arrivato nella mia, trovai la segretaria in lacrime. Dottore, non ha saputo niente? Le agenzie hanno appena battuto la notizia del suo licenziamento. Infine, una battuta su Fabrizio Frizzi e una querelle del passato, la trasmissione che Frizzi faceva non mi piaceva, ma lui era una persona a modo e per bene. Quando in un'intervista parlai di trasmissioni per cui provavo vergogna pensavo in realtà di Domenica In. In ogni modo l'ho rivisto ai funerali di Bibi Ballandi e sono rimasto straziato. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.